Tra pochi mesi qui si andrà a votare, i candidati al momento sono Ciro Borriello, Luigi Mennella, Luigi Caldarola, lei sa già chi voterà? Io per il momento non voto proprio nessuno, perché per me vogliono dare lavoro ai giovani. Noi a Torre del Greco abbiamo una sanità che fa schifo, cioè devono aprire gli ospedali e devono dare posto di lavoro a tante persone che sono diplomate in, diciamo, medici, tutte queste cose qua, infermieri. Ci sono i posti di lavoro, solo che non aprono le strutture. Perché in questo territorio non funziona la sanità? Non funziona proprio niente. Ho portato mia mamma in ospedale, sono stata 5 ore all'ospedale e niente, zero, non funziona niente. Qua non si fa mai niente a questo paese. E allora a questo punto siamo un pochettino arretrati. Quindi lei non andrà neanche a votare? Ma a votare ci vado, ma formalmente. Non vedo niente di... Da cittadino cosa vuole chiedere al futuro sindaco? La prima cosa da Napoli, come sanno assistere i giovani per i posti di lavoro? Poi abbiamo un ospedale che sta proprio arruinato. E in più anche la città è abbandonata a tante altre cose. Lei sa chi voterà? A Caldarola. Perché? A Caldarola, sì. Perché? Perché mi piace, perché quelli che si stavano adesso non mi hanno piaciuto adesso, le vedo. E da cittadino che cosa chiede al futuro sindaco? Un po' di ordine, solo questo. Dovrebbero andare tutti quanti a casa e non si dovrebbe, almeno la dignità di non ricandidarsi. Perché hanno fatto una legislatura, una schifezza. Come ancora oggi si vede sul territorio, non funziona niente. Invece rispetto a questi nomi che hanno ufficializzato la candidatura, Ciro Borriello, l'ex sindaco, Luigi Mennella e Luigi Caldarola, lei che ne pensa? Io sono orientato verso Gino Mennella, Luigi Mennella, perché lo conosco. E abbiamo pure, io sono stato anche un candidato. Nel 2003 sono stato anche un candidato con il famoso Partito Repubblicano. Non voterò un vecchio candidato perché devono andare tutti quanti a casa. Non sono degni di guidare una città di 80.000 abitanti, quattro città più grandi della Campania. 10 anni fa Torre del Greco faceva 87.000 abitanti, 88.000 abitanti. Poi siamo a 80 perché se ne vanno tutti quanti da questa città. Sono rimasti tutti vecchi come me. Io non vado più a votare da anni perché non cambia nulla. Perché poi sono politici di poco spessore, al di là del confine di Torre Greco non li conosce nessuno, quindi Torre Greco... Le persone che si sono candidate come futuri sindaci, che ne pensi? Sono sempre gli stessi. E da cittadino che cosa vuole chiedere al futuro sindaco? Ma le cose basilari. Per esempio? La viabilità, il diserbo, i rifiuti, le cose più semplici. E poi si potrebbero fare tante cose, ci sono quei mulini. Si potrebbe fare un acquario, tipo come Genova, per attirare persone qua, oppure fare degli eventi a Natale, illuminare tutta la città, perché Torre Greca era la parte dell'illuminazione. Noi ci portavamo l'illuminazione verso gli Stati Uniti e quindi si potrebbero fare tante cose, però i politici non sono buoni. Questa città merita di più. Sì, ma le persone per bene non si mettono a fare politica. Borriello lo conosco. E ha fatto, diciamo, abbastanza. Comunque ha improntato un aspetto alla Torre del Greco abbastanza buona. Gli altri due non li conosco proprio, quindi mi dovrò informare in merito. Quindi al momento sono indecisa, poi vedremo. E come cittadina al futuro sindaco, chiunque sarà, cosa chiede? Una città più pulita sicuramente. Quello ci manca. È qualcosa per gli anziani, il sociale manca molto per gli anziani. Mi auguro che chi comunque dovesse essere eletto si dia un po' da fare per dare una vivibilità maggiore a Torre del Greco, perché onestamente in questo periodo siamo un pochettino a livello giornaliero, di vita proprio quotidiana, insomma non bella. Per me tutte le persone che si mettono in gioco sono ben accette, perché vuol dire che vogliono fare, persone quindi che dimostrano di avere carattere. Torre ha bisogno di riprendersi, ha avuto dei lustri magnifici in precedenza, mi auguro magari, anche se non li portano a quel livello perché è molto difficile gestire oggi Torre del Greco, però il sociale deve essere migliorato di tanto.